Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare. Nell'Istituto Tecnico Commerciale Pantano di Riposto, ma prima di andar via, come al solito, vogliamo dare la possibilità ai ragazzi del libero sfogo, un momento tutto loro per dire quello che avrebbero voluto o vogliono dire. Fere, Daniela Cantarella, il professore. E insegno diritto Giuseppe Paratore. Il professore Paratore. E infatti un'assemblea di classe autorizzata, hanno diritto a dei giorni di assemblea che stiamo concedendo perché è un loro diritto, e quindi in quest'ultima ora si svolgerà la lei assiste? Un modello, un po' do delle dritte su come redigere il verbale di assemblea. Si studia nel frattempo anche? Assolutamente sì, io colgo l'occasione per dare degli spunti di diritto a proposito appunto della redazione del verbale. Possiamo assistere un attimo a vedere che sta succedendo? Allora ragazzi, intanto siete contenti del vostro professore che vi dà questa opportunità? Sì, sì. Si poteva altrimenti. Dunque, state redigendo un verbale? Sì, assemblea di classe. E quindi, raccontateci, siamo curiosi un po' di questa cosa. Abbiamo i problemi di quella della classe, poi che verbalizzare ciò che stiamo facendo. La lavagna, che praticamente è l'unica lavagna orrenda. Perché è orrenda? Perché sì. E anche come si vede c'è una serranda chiusa. Una serranda chiusa che non si può aprire. Una aperta e una chiusa. Vabbè, per par condicio una aperta e una chiusa mi sembra giusto. E poi io volevo segnalare che c'è il calendario storto. Giusto. A che punto siamo con questo? Dovete iniziare. Ciao. Siamo arrivati al momento opportuno per disturbare. No, però stiamo iniziando. Però prima di iniziare ragazzi, siccome noi nella puntata di oggi abbiamo un tema, perché prima di andare via diamo sempre la possibilità ai ragazzi o ai professori in questo caso del libero sfogo. Qualcosa da dire a qualcuno magari che non hai potuto dire, vuoi dire? Ciao mamma! Dio mio, che male! Professore, lei ha qualche sfogo, qualcosa da... Uno sfogo personale, è tutto personale, quindi che non rientra a livello istituzionale nella, ma va bene pure nella, ma io colgo proprio l'occasione perché si possa in qualche modo portare la scuola fuori dall'istituto, e evitando che sia fuori che venga dentro la scuola, cioè i mass media ecco dentro. Io sarei dell'idea che è la scuola che deve andare fuori ad incontrare le istituzioni, a incontrare anche il sociale, assolutamente sì. Quindi il mio sfogo è sempre lo stesso, siamo sempre incanalati nella burocrazia estrema, siamo incanalati sempre negli orari, però mi rendo conto come manca per certi versi un'elasticità che consentirebbe ai cittadini di avvicinarsi anche al mondo della scuola, che per certi versi è oscuro, in modo che le famiglie possano in qualche modo constatare proprio con i loro occhi di che si tratta, ecco, cosa si fa in un'aula di scuola. E l'altro sfogo personale è quello che spesso si emarginano certe scuole cosiddette di frontiera, vedi professionali che passano per certi versi all'occhio appunto del sociale della città come scuole di margine, scuole dove parcheggiare l'obbligo scolastico, e qui l'ultimo sfogo è proprio sull'obbligo scolastico. Mi trova assolutamente contrario l'imposizione fino al 18° anno d'età, che c'è la convinzione erronea che l'obbligo sia sino a 16 anni di età. In realtà l'obbligo permane sino al 18° anno di età.
il che spesso contrasta con quelle che sono le esigenze di una famiglia che ha bisogno di aiuto. Vedi che c'è, vedi il caso dell'impresa familiare, che è molto diffusa in queste realtà locali, specie quelle di montagna. Quindi ritengo che su questo punto si debba assolutamente intervenire, perché si sta realizzando in concreto questa situazione. I ragazzi che hanno obbligo scolastico si riversano nelle scuole cosiddette ai margini, o di serie B, come si vuole ancora peggio definirle, proprio per assolvere all'obbligo scolastico, con una turbativa interna delle classi, perché ovviamente non sono ragazzi motivati allo studio, vengono perché è bene che si sappia, è bene che la gente sappia, gli spettatori in questo caso sappiano, che si incorrono in delle sanzioni pesanti molto spesso per famiglie medio normali, che sono sanzioni pecuniarie ma possono anche diventare sanzioni di natura penale per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico. Ritengo, caro Ministro, che si debba mettere mano a questa obbligatorietà, ridurla o comunque renderla facoltativa a discrezione della famiglia e degli esercenti la potestà sui minori. Bene, grazie. Prego. Grazie. Tu vuoi fare qualcosa, una dedica, vuoi salutare qualcuno, vuoi mandare un video messaggio? Si è rotto l'altro piede ed è rimarrà a casa per un altro mese. Il nostro Romagno. Aspetta, l'altro piede? Sì, perché si è rotto due piedi. Il primo giocando a calcio, il secondo la macchina di assetto addosso. Ah, ma un viaggetto a Lourdes, no? Non lo so. Comunque lo salutiamo. Forse trova chiuso se arriva a Lourdes. Lo salutiamo visto che non è qui con noi. Salutiamo, come si chiama? Vincenzo. Ciao Vincenzo, rimettiti presto, mi raccomando, salvaguardati le braccia, mi raccomando, perché non si finisce mai. Vabbè. Il non ci vuole mandare alle gite, quindi o ci fa le gite oppure non facciamo protesta. Svegliata la siberiana, si è svegliata. Allora, cos'è sto fatto? Il preside non ci vuole fare le gite. Incita perché dice che non vuole prendersi questa responsabilità, però secondo noi... Perché, scusa, siete una classe così pericolosa? No, per tutto l'istituto. Per tutto l'istituto, niente gita quest'anno. Non è giusto, perché comunque è bene anche visitare altri posti. Certo, ma quindi avete provato a contrattare, a parlare un po', oppure è proprio una decisione rigida? Penso che nella prossima assemblea d'istituto ne discuteremo e manderemo un verbale. Allora, vuoi mandare intanto un videomessaggio al tuo preside? Preside, per favore, ci mandi le gite. Dove vorresti andare in gita? Non lo so. Si associa anche il professore. Caro preside, la nostra alunna allieva voleva forse riferirsi ai viaggi di istruzione. Ecco, concediamogli i viaggi di istruzione. Appunto. Non è proprio molto sottile l'intervento. I viaggi di istruzione. Allora, istruiamo. Che non sono di distruzione, ma di istruzione. Una piccola apostrofo che possiamo aggiungere, sì. Vabbè. Bene, speriamo allora, ragazzi. Per i miei e i suoi alunni. Lei sarebbe un probabile accompagnatore? Assolutamente, mi candido subito, pongo la mia candidatura. Se i ragazzi accettano, sarei ben felice di... La meta prediletta? La meta prediletta la lascio decidere, purtroppo oggi senza soldi non si canta messa, per cui alla fine ci sono problemi di budget, mi rendo conto, quindi non si può aspirare a quello che si vuole, ma a quello che si può. Paesi allora, un po' più economici, strani come Praga, per esempio. Ma potrebbe essere interessante la vicenda, solo che essendo di istruzione dovremmo cercare di realizzare una specie di connubio tra quello che sanno fare, quello che possono fare, per esempio, ecco, visitare aziende, il management. Ecco, penso che sia questo il vero viaggio di istruzione, e non la gitarella, tanto per dirti sì, anche, ma non solo. Se poteste proporre una meta? Non lo so. Parigi, anche lei si è svegliata. Parigi. Però la gita accende, il viaggio di istruzione in Canada addirittura. Qui si parla di soldi e tu dici il Canada. No, vabbè, non lo so. Vabbè, le Maldive a sto punto, no? Pure bello salire sull'Etna, no? Sull'Etna, ma sti ragazzi si accontentano di poco, preside. No, sull'Etna. I crateri. Proprio. Dove ci sono i crateri? Ora non è, diciamo, molto raccomandabile, però è bello. Va bene. Ok, ragazzi, allora in bocca al lupo, speriamo bene per questo viaggio di istruzione. Potete dire
quello che volete a chi volete e come volete. Potete mandare una dedica, un saluto, potete lamentare qualcosa, potete approfittare per dire quello che non avete potuto dire. Va bene? Allora, iniziamo da te, ad esempio. Io? Come ti chiami? Angelo. Allora, Angelo, vuoi dire qualcosa a qualcuno? No, no. Non vuoi salutare nessuno? No, non voglio salutare nessuno. Sei fidanzato? No. C'è qualcuno che ti può interessare? No. Non te ne frega niente. Allora, no. In questa scuola no, ma anche fuori da questa scuola. Sì, fuori da questa scuola, sì. La vogliamo salutare? Sì. Chi è? Non la dico. Nome? No, lo posso dire. Vabbè, senza dire il nome le vuoi dire qualcosa? No, no, no. No. Vergogna. Di vergogna, va bene, ok. Allora, in bocca al lupo. Tu no? Allora, ciao. Cosa devo dire? Quello che vuoi. Niente, no, niente da dire. Ciao mamma. Ciao mamma, come si chiama la mamma? Rosa Maria. Rosa Maria. Senti, ma le vuoi dire qualcosa che magari non le hai mai potuto dire? No, no, no. Tutto a posto. Fidanzate? Sì, volevo salutare Maria Giovanna. Chi è Maria Giovanna? È una ragazza che per me è molto importante. Che non è fidanzata ancora. No, no, non è fidanzata. Però per me è una ragazza appunto importante. Basta. Vuoi dedicare qualcosa, una canzone? Mezza parola, basta così. Mezza parola, ok. Mezza parola. Qual è il concetto di mezza parola? Basta poche parole per intenderci. Ah, ok. Va bene, qui si studia intensamente. Non ho potuto completare, sono stato bloccato. Sono restato. Sei rimasto bloccato, non so, vuoi un aiuto, una consulenza? Non so. E là c'è un asso e due, no? Com'è? Ci siamo riusciti. Sì. Ok, ti ho sbloccato anche il solitario. Senti, ma tu vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Uno sfogo? No, no, niente di... Che niente? Sei fidanzato? No, felicemente. Sei quello che si è spuntato dalla porta. Dalla porta, mi avete fatto il blitz. Virtualmente. Sì, il blitz. Va bene. Ci abbiamo disturbato queste ore di studio intenso. A me è un piacere, no? No, è un piacere. Sì. Vabbè, ma vedo che qua va forte il flipper, il solitario. Sì, ma cosa studiate? Guardate là, no? Disattivazione. Che ora è questa, scusate? Se poi ora è di solitario, sala giochi. Sala giochi, più o meno. Sala giochi. Tendo il poker, dobbiamo installare un programma per il poker online. Ma tu cos'è che l'ha spento? L'ha spento lui, non è solitario, ma l'ha spento lui. Non so perché. Questa qua. Eliminiamo la concorrenza spegnendo il computer. Va bene, ragazzi. Allora, scusate il disturbo, perché queste sono cose serie. Certo, è stato un piacere. Allora, tu non vuoi parlare? Ma che problemi hai con la telecamera? Sei asociale. Ok, è asociale lui. E allora arriviamo qui. Dedica a qualcuno, saluti. Alla mia ragazza, la saluto. Come si chiama? Valentina. Dile qualcosa di carino. Che le posso dire? Che la amo. E magari una bella canzoncina gliela dedichi. Ma la nostra canzone. Qual è la vostra canzone? L'universo tranne noi. Quindi accenna anche il ritornello. No. Eravamo. Eravamo quel che tutti sognano. Quell'amore che cantavi danno tanto forte, potente, immenso che. Basta. Bravo! Un applauso, ragazzi! Un applauso ai sentimenti. Ok, tu invece cosa vuoi dire? No, non in particolare. Sei il fidanzato della ragazza? No. Ti ho già visto io da qualche parte? No, mi sembra di no. No, non ci siamo visti. Bene, ok, quindi cosa vuoi dire? Niente, devo salutare la mia famiglia, mio padre, mia madre, i miei amici. La PlayStation? Anche tu solitarizzi? Ci sto provando, ho iniziato ora. Che punto siamo? Ora stavo iniziando adesso. Impegnativo? No, no, no. Senti, ma questa che ora sarebbe? La quinta e ora tra poco usciamo. Sì, ma che cosa studiate in quest'ora? Francese. Francese. Quindi
Quindi fate il solitario in francese. Sì, in quanto la professoressa non guarda, sì. Allora, un attimino che arriviamo. Che è successo lì, Fulvio? È impazzito il solitario? Ah, mi sembrava fosse impazzito. No, no, finalmente ho finito il solitario. Si festeggia lì, stanno festeggiando le carte. Ragazze, eccoci qua. Salve. Dedica, dedica o sfogo, qualunque tu cosa voglia fare. Suggeritemi, dedica o sfogo. Ciao Filippo. Ciao Filippo. Chi è Filippo? Un fidanzato. Tuo fidanzato, da quanto siete insieme? Un anno e 10 mesi. Gli vuoi dedicare qualcosa, una frase, una canzone? No. Avete una canzone vostra? Non mi, poi mi fanno cantare la canzone. No, non ce la facciamo cantare la canzone, ma dimmela almeno qual è. Gianni Morandi, solo insieme saremo felici. Ciao. Ti saluti. I miei amici, i miei genitori, cioè tutti quanti. L'amante qua, suggerisco. Ma no, non c'è. Io ho detto la mamma, veramente. Ah, la mamma. Cioè. Anche tu saluti la mamma? No, non c'è bisogno. Chi vuoi salutare? Nessuno. Ma vuoi dire qualcosa che non ti è stato permesso dire? Vuoi sfogarti magari con un'amica, qualcuno con cui hai litigato, qualsiasi cosa? No, io non litigo. No, è una santa lei. No, molto pacifica. Noi siamo due gemelle separate alla nascita. Forza. Fate l'amore, non la guerra. Ecco qua. Olè, fate l'amore, non fate la guerra. Non litigate. Certo, giusto, giusto. Certo. Molto peace and love tu. Tu invece? Io saluto mia mamma, mia famiglia e la mia migliore amica. Chi è? Valentina si chiama. Dov'è? È al liceo Scienze Umane. Non è qui, non è nel tuo istituto. No. Le vuoi dedicare qualcosa? Una dedica, una canzone? Una frase? No, vabbè, no. Tu hai qualcosa da dire? Volevo salutare la mia migliore amica, Anna. Va al liceo scientifico e le voglio molto bene. Fuori classe giunge alla fine anche per oggi. Io dall'istituto Pantano di Riposto vi saluto, però vi ricordo che se ci volete nel vostro istituto potete contattarci al nostro numero di telefono 095 76 52 360 oppure scriverci nella nostra pagina di Rai TV su Facebook. Alla prossima puntata, ciao! Ciao! Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di Rai, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su Rai, la tua scuola si fa guardare.